tutti, benvenuti in questo nuovo video che giro dopo aver letto, diciamo, la notizia di un paio di giorni fa che parlava del prossimo debutto di Tina Romero, figlia del grandissimo Giorgio Romero, dietro la macchina da presa per un film zombesco. Prima di cominciare, però, vi chiedo le solite raccomandazioni, vi faccio le solite raccomandazioni, iscrivetevi al canale, mettete mi piace ai video, condivideteli e attivate la campanella delle notifiche così da non perdervi nessun video nuovo. Allora, come dicevo, pochi giorni fa, Tina Romero, ha rilasciato un'intervista esclusiva al magazine online Fangoria, in cui, oltre a raccontare il proprio lavoro, e soprattutto le proprie ambizioni, ha annunciato di aver scritto, diciamo, un film, ispirato, ispirato a quanto fatto, dal padre nel genere zombie movie. Il titolo del film pare che sarà Queens of the Dead, che personalmente non mi fa sperare nulla di buono, anche perché, come molti sappiamo, oggi per fare un film bisogna rispettare così tanti paletti che sta diventando sempre più difficile e sempre meno libero e indipendente, tra concetti moderni come inclusività e il pesantissimo politicamente corretto, ormai fare un film degno di questo nome sta diventando sempre più difficile. Per cui, per quanto mi riguarda, non mi aspetto nulla di buono, appunto, e temo appunto che il film sarà una delusione. In ogni caso, da quanto raccontato da Tina Romero, pare che la donna voglia portare avanti quella che a conti fatti, diciamo, è una tradizione cinematografica inaugurata proprio dal padre, ma vorrebbe farlo da un punto di vista diverso, tenuto conto che lei stessa durante l'intervista ha tenuto a specificare che nel film cercherà di introdurre la sua voce di regista e la sua prospettiva di donna, gioco forza diversa appunto da quella del padre. Per quanto riguarda la storia, Tina ha raccontato che si svolgerà in una sola notte, in cui i morti si risveglieranno, andando, diciamo, a disturbare, tra virgolette, la vita dei personaggi principali impegnati in una grande festa organizzata in un magazzino a Bushwick, in cui uno dei protagonisti, il promoter, appunto della festa, è costretto a rivolgersi e a chiedere aiuto, a un amico, una drag queen in pensione, perché lo aiuti a rimettere in piedi una festa che sta andando verso il fallimento. Presto però appunto tutto sarà sconvolto dall'arrivo dei morti viventi, contro cui i vari personaggi saranno costretti a combattere, assediati nel magazzino e naturalmente di fronte al classico quesito se rimanere appunto dentro il magazzino cercando di impedire l'accesso agli zombie oppure scappare via e cercare un altro posto. La storia, secondo appunto quanto raccontato da Tina Romero, punterà molto sulle capacità e sulle abilità nascoste dell'improvvisato gruppo di combattenti che dopo l'arrivo degli zombie saranno costretti a scavare dentro di sé per trovare la forza di sopravvivere. Dalle notizie apprese appunto in questi giorni, le riprese di Queens of the Dead dovrebbero cominciare questo mese di giugno e, come confermato dalla stessa Tina Romero, la sceneggiatura è stata scritta a quattro mani insieme alla scrittrice comica Erin Judge, in modo tale da arricchire il film anche con una componente di divertimento e cercare di sovvertire i numerosi cliché del genere.
Allora, non so voi cosa ne pensate, le notizie sono abbastanza scarne in questo momento, tuttavia il progetto a me lascia abbastanza perplesso, proprio per l'impostazione che seppur promettendo fedeltà ai temi romeriani, sembra dirigersi verso la classica produzione moderna. Ovvero appunto fatta di luoghi comuni, di personaggi visti e stravisti e soprattutto di un'impostazione troppo politicamente corretta. Comunque non ci resta che aspettare e vedere con i nostri stessi occhi in maniera tale da poter giudicare con ulteriori strumenti a disposizione. Per quanto mi riguarda, l'unica speranza è che Tina Romero non faccia rivoltare il padre nella tomba e che in un certo senso riesca a rispettarne la memoria e soprattutto a soddisfare noi vecchi fan degli zombie movie di una volta, senza cadere appunto nello scontato, nel poco originale. Anche per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere se avete notizie che magari non mi sono arrivate sul film. Nel frattempo vi auguro buon fine settimana e vi rimando alla prossima.